Gli Ateniesi crearono alcune delle più belle ceramiche che il mondo abbia mai potuto ammirare. Per gli artigiani del tempo, queste forme di argilla rappresentavano qualcosa di più di semplici piatti e di brocche per l'acqua. Erano come la tela di un quadro. Su questi oggetti di uso quotidiano, gli artisti raccontavano le leggende dei guerrieri e degli dei. Tuttavia, la pittura su vasi è diversa da quella su tela. Il colore alle ceramiche viene dato dallo smalto e dall'argilla diluita. Gli Ateniesi possedevano alcune delle migliori argille del Mediterraneo, che una volta cotte diventavano di colore rosso mattone. Disponevano però solo dello smalto di colore nero. Eppure, con solo questa semplice combinazione di rosso e nero, crearono splendide opere d'arte. Gli artigiani decoravano la ceramica in diverse fasi. Innanzitutto applicavano un rivestimento leggero di argilla diluita su tutto il vaso per prepararne la superficie. Poi aggiungevano uno strato di smalto più spesso per dipingere le figure e i disegni. Quando il vaso veniva cotto in un forno a tenuta stagna, l'ossido di ferro dell'argilla diventava nero. Invece, quando si lasciava circolare l'aria, l'argilla prendeva un colore più chiaro. Le parti dipinte con la soluzione più densa si schiarivano più lentamente delle altre. Dopo che il vaso si era raffreddato, gli artisti grattavano via l'argilla oppure vi dipingevano sopra altri particolari. Spesso vi aggiungevano il bianco e, occasionalmente, della porpora. Questo vaso fu creato seguendo lo stile a figure nere. Le figure venivano pitturate usando uno strato d'argilla densa. Il rosso dell'argilla veniva lasciato solo come sfondo. Più tardi, il procedimento dello stile a figure nere fu invertito. L'argilla più densa veniva applicata su gran parte del vaso, ma le figure erano lasciate in rosso. Venivano pitturati di nero solo i particolari più piccoli. Questo stile viene chiamato a figure rosse. Se volete provare a copiare le tecniche usate dai greci per decorare i vasi, tutto ciò di cui avete bisogno è un foglio di carta rossa e un pennarello nero. Per dipingere nello stile a figure nere, disegnate il contorno di una figura, poi coloratela di nero. Lasciate intravedere le linee rosse all'interno delle zone nere per aggiungere i dettagli al disegno. Per disegnare nello stile a figure rosse, disegnate in nero il contorno di una figura, quindi colorate lo sfondo lasciando la figura in rosso. Poi aggiungete tutti i dettagli in nero. I greci svolgevano il proprio lavoro con molta cura, prestando attenzione all'armonia complessiva del disegno mediante l'aggiunta di decorazioni intorno al corpo e al collo del vaso. I vasi degli antichi artigiani greci ci sono pervenuti in numerose forme e misure. Le decorazioni rivelano molti aspetti della vita del mondo greco, ma, elemento più importante, raccontano esattamente come i greci vedessero il mondo e quale bellezza trovassero in comunissimi piatti e brocche.